Benvenuto a te da Costanza e da Giulia. Oggi abbiamo una puntata speciale di C'era una volta. Costruiremo una storia, ma un po' particolare, perché ci ispireremo solamente con un pennarello tra le mani, con un foglio bianco e con tanta fantasia. Non sappiamo ancora che disegno uscirà mai dalle nostre mani, veramente non lo sappiamo. Io inizierò con fare un scarabocchio? No. Un inizio di disegno sul mio foglio, ispirerò così Giulia e vedremo cosa succederà. Lei ispirerà me con i suoi disegni e costruiremo qualcosa che all'inizio non esiste ancora. Proviamo? Inventiamo la nostra storia? Bene, Giulia, sei pronta? Sì. Ok, io comincio col fare una semplice forma, semplice, semplice, semplice. Giulia, se io faccio così, tu come continueresti? Ah, bene. Giulia ha disegnato una stella, dunque possiamo raccontare la storia della stellina che non voleva mai rimanere da sola nel cielo e quindi iniziò a chiamare tutte le sue amiche stelle e chiedere loro di non rimanere da sola, perché lei da sola non voleva starci, anche perché c'erano delle... Anche perché nel cielo c'erano delle nuvole che volevano portare sempre la stella lontano dalle sue amiche. Queste nuvolette dispettosette pensavano che la stella si sarebbe divertita di più stando da sola, ma non era così, perché la stella voleva stare con le sue amiche. Per fare cosa? Per andare di notte a mangiare... Potrebbero mangiare queste stelline di notte tutte insieme. Bene, allora Giulia, vuoi dirmi cosa hai disegnato? Un lecca-lecca all'anguria. Ah, quindi le nostre amiche stelle in realtà non volevano rimanere da sole perché volevano andare a mangiare lecca-lecca all'anguria. Ma adesso però dobbiamo capire dove andavano le stelle a mangiare il loro lecca-lecca. Andavano dove? Andavano? Dimmi, cosa hai disegnato? Nella casa, nel loro posticino segreto. Bene, dunque, le stelline di notte volevano rimanere insieme per andare a mangiare i loro lecca-lecca all'anguria in una casa nel loro posticino segreto. In questa casa, in un posticino segreto, loro avevano a disposizione che cosa? Un tavolo. Avevano a disposizione un tavolo dove distribuivano i loro lecca-lecca e tutte felici e divertenti si potevano mangiare i loro lecca-lecca. Bene, siamo partiti da un mezzo triangolo appena accennato e da cui io avrei disegnato un'altra cosa. Invece Giulia ha pensato di fare una stella ed è stato bellissimo perché da questa stella è nata la storiella delle amiche stelline che andavano in un posto segreto a mangiare lecca-lecca all'anguria scappando dalle nuvole che volevano tenerle separate. E in questa casa segreta c'era un tavolino su cui erano distribuiti tanti lecca-lecca all'anguria. Beh, questo giochino puoi farlo tranquillamente anche tu a casa, è molto divertente, molto stimolante e ci siamo divertite tanto, io e Giulia. Ciao, alla prossima puntata di C'era una volta. Mi raccomando, inventa tante storie che fa bene. Ciao!